aspettavo. Lo dicevi, ti facevo compagnia con la maschera di Susie. Ah no! Allora, il ritardo è dovuto a una questione che avevo da fare privatamente. Quindi adesso un momento che mi svesto e arrivo, ragazzi. Intanto voi conversate. Ho avuto da fare una cosa privata. Squartamenti? Ok. Sì, credo, sì. Io Sicuramente. Io sono Gloria. sono Veronica e Lele E in questo quello momento assente, è esatto. È esattamente. momentaneamente investizione. Ah, ecco. Eccomi. Tipo Buonasera. Spider-Man. Tornato. Perdonate il ritardo, è stata problemi dell'ultimo minuto in realtà, eh. Oggi parliamo di un argomento caldo, perché infatti parliamo di Resident Evil 4 Remake, esce tra poco, ragazze. Entusiasmo. Mamma mia, allora l'uscita è fissata per il 24 marzo 2023, ovviamente. Beh, Kevin, avevo capito. Grazie, Kevin. Grazie, Okay. Kevin. Che gentile, gentile. Arrossisco. E quindi, vabbè, lui ha un fascino particolare. Siamo qua per tirare un po' le somme sul gioco, visto che comunque tutti e tre abbiamo giocato la demo, quindi vero, vero Veronica che ha giocato la demo. Posso non esprimermi, per Vabbè, in realtà sei qui Bellissimo. per esprimerti. Mamma Mamma mia, oddio, mi vergogno molto di questa cosa. Mi vergogno soprattutto di averla portata in live e aver fatto una brutta figura, proprio brutta figura. Posso confermare che essendo neofita Veronica della serie, comunque se l'ha cavata anche abbastanza bene. Perché comunque Sì, io dai. poi vedremo, ragazzi, ma io, vabbè, ormai lo sapete, io sono veterano della saga, ma ho fatto fatica anch'io nella demo, non Vabbè, mi invento. senza considerare la difficoltà massacro, vero Lele? Vabbè, quella è la difficoltà Souls, non è la difficoltà massacro. Cioè, quella è impossibile, però parleremo anche di quello. Allora, ragazzi, andiamo con ordine. Io mi sono già preparato i banner oggi, sono professionale, tutto figo. E iniziamo, ragazzi, con appunto la demo. Quindi Chains of Demo, che è stata rilasciata ormai qualche giorno fa. Pareri personali. Ok, comincio io. A me la demo è piaciuta. Alla fine ha fatto vedere un po' i muscoli del gioco, nel senso che comunque ci ha fatto provare il feeling pad alla mano, ci ha fatto provare graficamente com'è il titolo, superlativo secondo me, molto molto bello. Anche a livello di animazioni e tutto quanto, ragazzi, l'ho trovato perfetto. Il re-engine secondo me è migliorato molto rispetto al remake del 3, sinceramente. L'ho visto molto più potenziato, molto più accattivante, soprattutto con l'illuminazione. E nulla, poi ragazzi, vabbè, io il gioco l'ho trovato anche a difficoltà normale, difficilissimo, cioè difficile proprio, ragazzi. Cioè, i Ganados vi fanno un culo grosso quanto la vetrina qua di fianco, cioè veramente devastante. Più che altro perché sono tantissimi, cioè io ho visto rispetto all'originale che sono tantissimi, cioè nell'originale del 2005 non erano così tanti i nemici, soprattutto nella parte del villaggio, cioè ti arrivavano Sì, ce otto. n'erano parecchi. Parecchi. Più Porca vacca. che altro non è tanto il numero quanto aggressivi. Soprattutto mi è sembrata anche ovviamente un'intelligenza artificiale più evoluta, nel senso che ti inseguivano proprio e si facevano tutto il percorso che facevi tu, invece prima eri tu che ti muovevi e che li incontravi e quindi ti aggredivano. Qua invece proprio Qua ti cercano, ti vengono a stalkerano, prenderti. esatto. Ah, tra l'altro, Kevin, esatto, chiunque sia in chat, se volete fare domande, noi ogni tanto rispondiamo, quindi se volete farle, fatele benissimo. Allora, a me è piaciuta la demo, quindi è inutile, probabilmente mi piacerà anche tutto il gioco, già lo dico. Anche perché, cosa da dire, sta ricevendo voti altissimi. Io ho visto GameStop 9.2, IGN 10 addirittura, cioè il massimo le è andato. IGN è generalmente anche un pochino strettino di voti per certi giochi. Esatto, e gli ha dato 10, quindi boh, vabbè, vedremo, vedremo.
Quindi a me concettualmente la demo è piaciuta molto, l'ho trovata, vabbè, alla fine molto standard, perché alla fine ti fa vedere il gioco all'inizio, in una parte che comunque sia un po' diverso dall'originale, però comunque è quello, cioè alla fine arrivi al villaggio, orda di nemici e la campana che suona, c'era anche nell'originale, quindi a me è piaciuto, però tu che ci dici della tua esperienza con la demo? Allora, io farei un piccolo paragone con l'originale, oltre che, ok, graficamente stiamo parlando proprio di tutto un altro pianeta, bellissimo, io poi rimango tipo a guardare per ore gli effetti delle pozzanghere, della luce tra i cespugli, l'effetto della pelle, della giacca di Leon con la luce, che ero un po' abbagliata da questi dettagli. Di la verità, vedi anche i dettagli di Leon, di la verità. No, sai perfettamente che il mio cuore è per Chris e basta, quindi... Quindi, no. È vero. c'è spazio solo per uno nel mio cuore, però adesso ovviamente a prescindere dalla grafica, che senza dubbio era strepitosa, finalmente veramente next gen, soprattutto un bel balzo di qualità rispetto al 3, come stavi dicendo tu. Mi è piaciuta moltissimo l'ambientazione, nonostante abbiano fatto un po' di cambio, diciamo, di ambientazione, nel senso che all'inizio c'era il buio, appena arrivi era molto lugubre, molto, molto buio, molto cupo, e poi quando arrivi al villaggio, comunque, per quanto nuvoloso, era soleggiato, era creepy lo stesso, l'hanno reso proprio bene. Mi è piaciuto tanto. Sempre un po' quel filtro marroncino il gioco on the job. Esatto, un po' seppia, diciamo. Esatto. Molto bello, molto bello. Poi ho apprezzato tantissimo il fatto che abbiano differenziato moltissimo i Ganados. Ah, c'è un gatto dietro di te, Veronica. Anche lui dietro, che bello. Scusa, mi ha distratto. Scendi, dai. Amore. Bellissimo. Vabbè. Niente, scusate, credo che rimarrà. Scusatemi. Dicevo che mi è piaciuto molto che abbiano differenziato i diversi tipi di Ganados, perché ce ne sono tantissimi, sono tutti diversi. Non so se avete notato che le facce, i vestiti e tutto quanto erano tutti diversi ed erano tanti. Mi è piaciuto moltissimo il tizio con la motosega, che tra l'altro penso che sia lo stalker del gioco. Cioè, io penso che lui non si possa uccidere, che lui ti sta a pedinare durante tutto il gioco. Mi ha dato questa impressione qui. Ti fermo subito perché c'è gente che l'ha ucciso sulla demo. È riuscito ad ucciderlo. Guardate che io l'ho staccagnato male in tutti i modi possibili e non lo buttavo giù. Anche io, ci ho provato in tutti i modi, ho fatto 10 volte la run sulla demo e mai riuscito ad ucciderlo. Però c'è gente che... Tu io col mitra. E basta. No, io ci ho tentato, capito? Muori, bastardo. Comunque, sicuramente, esatto, sicuramente il più tosto tra i posseduti, diciamo. Però mi è piaciuto tanto. Una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, ma se è una cosa mia personale, è il lupo. Il cane lupo. Che... Okay. Ah, tu sei una di quelle che ha dato fastidio. La cosa. No, non è che mi ha dato fastidio, ci sono rimasta male, perché era una cosa che trovavo carina nel gioco. Anche se non è che aggiungeva tutta sta trama, voglio dire. No, però era una cosa carina, che potevi decidere se salvarlo o meno, capito? Invece lì ti hanno proprio detto, no, guai, è crepato, e... Fattene una ragione. Da un certo punto di vista rende più macabra la cosa. Sì. Cioè, se io avessi visto il gioco così com'era, senza sapere che precedentemente si poteva decidere un altro finale, non mi avrebbe disturbato. È che sapendo che lo potevi salvare nel vecchio mi ha un po' rattristato, però cioè, ovviamente scelte stilistiche, ci saranno altre 1000 cose che sicuramente mi piaceranno tantissimo. Allora, Kevin dice, ma Resident Evil è un gioco di zombie, non ci sono zombie? No, non è che non ci sono zombie, nel 4 non ci sono zombie, nel 4 non ci sono zombie, perché sono un'altra cosa. È un altro... Allora, ma in realtà, se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, non ci sono zombie in nessun Resident Evil, sono sempre persone infette da un'arma biologica. Certo. Vabbè, sì. Quindi nel quarto e nel quinto abbiamo un'arma biologica diversa, che sono las plagas,
sia un parassita, un po' come esatto. della covasa, se vogliamo. Più o meno. Sì. Un po' anche come la muffa del set, se proprio vogliamo dirlo. Tra l'altro sempre il solito discorso della coscienza collettiva, sì, cioè, si ritorna un po' lì. Tra l'altro, vabbè, in ogni saga di Resident Evil abbiamo sempre una cosa diversa. All'inizio abbiamo gli zombie col virus T, poi abbiamo la Splagas che sono appunto i parassiti, poi abbiamo la muffa sul 7 e l'8, insomma, una cosa un po' si diversifica sempre. Tu, vero, cosa ci racconti la tua esperienza con la demo? Allora, io posso parlare da ignorante, nel senso, per me non posso fare paragoni con il primo, perché non l'ho giocato e non lo conosco, quindi purtroppo originale, quindi sta mancanza, esatto, l'originale. A me personalmente è piaciuto, non posso fare paragoni, quindi mi baso su quello che ho visto. Grafica pazzesca, cioè veramente mi è piaciuto tanto, come Gloria io guardo le pozzanghere, i cespugli, quelle cose lì mi piacciono veramente tantissimo, ed è fatto bene, fatto nonostante bene. Tu hai giocato su PS4 Pro, giusto? Su PS4 Pro, esatto. Però reggeva bene comunque, io l'ho visto il gameplay sì. Porca vacca, complimenti. Non mi ha dato assolutamente nessun problema. Infatti pensavo anch'io di avere qualche problema, tipo con Stray, che è stato creato per PS5. L'ho provato su PS4, ma mi laggava parecchio. Quindi anche la grafica comunque è buona. Sì. Perché io l'ho giocato con su PS4 Pro, non mi ha creato problemi. Non so se è stata la combo live e gioco in contemporanea, probabilmente è stato quello, però forse sì, mi ha dato qualche problemi. Invece la demo assolutamente nessun problema, e la grafica comunque è tanta roba, cioè molto 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 bello, molto fatto bene. Io l'unico che ho giocato di Resident Evil è stato il 7, si vede la base della saga, l'impronta si vede ovviamente. Quindi credo che abbiano mantenuto di tutti una base come l'inventario e tutte quelle cose che ho notato io dal 7, che è purtroppo l'unico che ho giocato. Tosti i zombie, tosti, molto tosti, però fatti molto bene. Non sapevo che nel primo fossero tutti simili, ma qui erano tutti effettivamente diversi e fatti bene. E proprio, come diceva Gloria prima, cioè ti puntavano, cioè volevano proprio te, punto, non c'era modo di scappare. Io gli passo di fianco, fa finta di niente, no, assolutamente. Molto bella. Ci ho messo un po' di tempo per finirla, un'oretta quasi, quando il tempo stimato, credo di aver capito, sono stati 20 minuti, ma perché purtroppo conosco poco le basi, quindi insomma ho dovuto un pochettino rimparare da capo. Ci sta. Perché avrai modo comunque di affinare le tue capacità, sì, tra poco. Sicuramente. Perché sicuramente. Tu la farai la serie su Twitch, vero Veronica? Sto valutando, perché devo dire che la demo mi è piaciuta tanto, anzi ti devo ringraziare per avermi fatto riscoprire questo mondo che avevo abbandonato a causa del VR, quindi del Resident Evil 7 giocato col VR, abbandonato perché io sono una persona molto ansiosa e si è capito dalla demo, sono una persona molto ansiosa e molto impaurita dai videogiochi horror. Tesoro, lasciatelo dire, se tu vai a giocare al 7 col VR, cioè te la cerchi. È stato il mio primo Resident Evil 7 col VR, cioè l'ho proprio iniziato così, ho detto vai. Coraggiosissima, sì. Perché l'altra volta durante la live di Lele, mi sa che l'hai scritto in un commento che appunto è stato il tuo unico Resident Evil e l'hai giocato col VR, e io ho pensato, ma cioè coraggiosissima, fatta. Perché di per sé, secondo me il 7, prendetemi per pazza, ma è uno dei più spaventosi che abbiano mai fatto, cioè a me tuttora ogni volta che ci gioco mi cacco un po' sotto, perché ha delle ambientazioni molto creepy, molto belle. Col VR è anche peggio, cioè, è ancora peggio, sì, tolto vale, poi sì. Anche la citazione a Sam Raimi che io voglio fare sempre, perché...
è una chicca, è che apprezzo. È molto anche la casa, è vero, c'è tanto di casa. È moltissimo la casa, che sai che io adoro ovviamente. È una di quelle cose che mi è rimasta impresso, la casa del 7, mi è piaciuta veramente tanto, molto labirintica, diciamo, almeno io ci ho trovato questa nota e mi è piaciuta tanto, effettivamente molto molto bella. Peccato non essere mai uscita da quella casa, perché ho preso il VR e ho fatto, va bene, io stanotte non dormo e va bene così. Però io posso, vabbè, puoi posso dargli un'altra possibilità normale, senza VR, normale. Sì. No, potrai dargli un'altra possibilità molto molto che ti piacerà sicuramente, vedrai che lo apprezzerai tantissimo, perché secondo me è veramente uno dei migliori. Poi anche Village, non parliamo, vabbè, comunque è un'altra situazione. Non mettiamo allora troppa carne al fuoco, ragazzi. Quindi demo anche su PS4 Pro all'altezza delle aspettative, complimenti anche a Capcom che è riuscita a stabilizzare anche su old gen il gioco, veramente. Cioè, io sinceramente ho notato poche differenze, cioè, sembra proprio, forse le texture un po' meno potenti, se così vogliamo, però comunque a livello generale, ma leggermente, stiamo parlando comunque, sì, esatto, di una della generazione scorsa, quindi una minima differenza ci starà, però sì, è già molto che l'abbiano fatta. È un'altra cosa che ho apprezzato tanto, se posso fare un asterisco, che non hanno messo una demo a tempo, raga, cioè, finalmente, grazie. È vero. Perché così abbiamo la possibilità di rigiocarcelo sino alla nausea in attesa del gioco. Tra l'altro a me mi ha fatto ridere Kevin che ha scritto, adesso mi faccio leggere questo commento. Io sai, immaginavo fosse quello, gli è piaciuto solo perché non puoi nascondere. Io ho fatto un gioco, cioè io ho fatto 54 minuti di gioco, praticamente almeno 25, perché ovviamente il villaggio io l'ho fatto 10-15 volte prima di riuscire a finirlo, a parlare con questa anziana signora. Allora, non puoi nascondere. In un certo punto del live gli ho scritto, io voglio Veronica nuova doppiatrice della vecchietta. Comunque. Sì. Sarebbe veramente un onore. Difficoltà del gioco, quindi allora parto io come sempre, poi lascio la parola alle signorine. Allora, io ho trovato il remake molto più difficile dell'originale, sono sincero, nonostante Leon è molto più fluido, perché nel remake era un palo nel puntini, era veramente un tronco di legno, non potevi neanche muoverti mentre sparavi, per dire. Esatto. Cioè, ti dovevi fermare, mirare così, ma che... Però la difficoltà di sto remake, nonostante Leon è comodissimo, come nel remake del 2 del 3 alla fine, è molto comodo, molto fluido, comandi molto responsivi, però cacchio, a livello di difficoltà l'ho trovato molto più difficile dell'originale. Cioè, ripeto, i nemici che ti arrivano a fiotte, poi non so nel resto del gioco, magari, vabbè, la parte del villaggio che è un'orda, continuano a spawnare e ti tartassano, questo ok, ci sta. Però, cioè, anche i nemici sono molto più aggressivi. Tra l'altro un dettaglio che ho notato figo è che io stavo correndo per scappare, all'improvviso mi sono visto un nemico che piazzava una trappola per terra. Cioè, l'ho proprio visto che stava là a piazzare la tenaglia per terra. Io gli ho detto, wow! Bastardo! Esatto! Esatto. Quindi, vedi, intelligenza artificiale più evoluta, figo. Sta cosa è bellissima. Poi i nemici con i coltelli, i nemici con le accette che te li lanciano. Cosa è successo? Spider-Man si è girato. No, perché è partita la ricarica del telefono, non so per quale motivo. Ah, ok. Cioè, no, lo so, c'era collegato il cavo e si vede che è partita la ricarica. Ah, e quindi si è girato tutto. Tipo Peter Parker all'improvviso, così. Esatto. Quindi, ti lancio le ancette, nemici con i forconi che hanno una gittata che veramente ti partono da 10 metri, ti rincorro col forcone e ti danno sta forconata incredibile. Poi anche le animazioni di morte. Io vi giuro, io ho fatto una run solo per morire. Io sono stato a vedere le animazioni di morte, sono tantissime. Di tutti? Sì, ti prendo, cioè quello che ti prende la testa, ti schiaccia gli occhi, te li spappola.
quello che ti prende il collo te lo spezza, quello con la motosega che ti squarta praticamente, quell'altro che ti infilza il forcone, ti butta per terra, ti dà la pedata in testa, ti spappola il cervello, di ogni cattivissimi. Poi munizioni, la questione munizioni anche le ho trovate molto meno dell'originale. L'originale arrivavo al villaggio e avevo già 100 colpi. Invece qua c'avevo una trentina proprio, a dirla tutta, di proiettili di pistola, anche di fucile ne ho trovati 5, quindi non è che siano tantissimi. Due granatine, quindi non è che... Mi fa piacere questa cosa, che non sia un armamentario vivente di nonna, finalmente. Nonostante ci sia il calcio, ecco, io sapete che sono un po' un rompipalle su sta cosa, hanno rimesso il calcio, però l'hanno contestualizzato bene, nel senso che ci sta un po' di più, nell'originale era un po' più, cioè nell'originale era Bruce Lee praticamente, un tipo proprio proprio così. Sì, è vero. Hanno rimesso la mossa di wrestling, là ho storto un po' il naso, perché se tu spari al ginocchio al ganado, se li vai dietro, li fai il suplex da dietro, però pazienza, un po' trash, però va bene. Però l'ho trovato parecchio difficile. Anche la chicca del campanile mi è piaciuta, perché nell'originale, lo dico anche a Veronica che non lo sa, presente il famoso campanile che ti dice vai sul campanile a destra del campanile, okay. Cioè lì il campanile nell'originale potevi fare su e giù e non ti perdevano mai, continuavi a fare su giù e il tempo passava e andavi avanti. Invece qua se tu vai su nel campanile il pavimento crolla, quindi non ti butta giù, quindi non puoi più usarlo per buggare i nemici, cosa molto apprezzata. E Gloria, tu cosa ne pensi invece della difficoltà? Ti sei trovata bene, male? Dici un po'. Allora, io sarò... Cioè, non voglio mentirvi, io ci ho giocato 5-6 volte, io non sono mai morta. Io mi sono trovata benissimo, non ve lo giuro, non sto sboronando. Non sto sboronando, ve lo giuro. Mi sono trovata molto bene. Anch'io non sono mai morto. Però ti dico, il livello di sfida è più alto comunque. A me mi è sembrato più alto. Allora, è un buon livello di sfida, però mi sono trovata bene. Cioè, nel senso, non ho rischiato di morire. Poi, vabbè, ho girato parecchio. Ogni tanto entravo nelle case, trovavo proiettili, trovavo granate, trovavo erbe, trovavo un po' di tutto. Quindi, bene o male, me la sono sempre cavata. Poi, le altre partite le ho fatte più per girottare, per vedere altre cose. Ho visto la torre che sono crollata giù e ho fatto, vabbè, grazie. Io che pensavo di fare qualcosa di diverso, di spararli da su, invece niente. Ma tu te lo ricordavi sì, no. L'originale? Io l'avevo fatto quel trick, così, okay. Proprio spudoratamente. Quindi sono andata bella tranquilla lì su, mi è crollato il pavimento, sono rimasta come una pirla circondata da tutti i ganados, così vabbè, adesso te la prendi, ecco, in sacco. Brava, circondata. Io nell'originale non mi è mai capitata sta cosa. Mi sono trovato tante volte proprio, non posso dire quella parola su Twitch, proprio intorno, non mi facevano uscire, ce li avevo tutti intorno, proprio ammassati. Questa cosa non mi è mai capitata. Sì. Perché ti inseguono, questa è la cosa figa, perché ho notato che proprio letteralmente ti inseguono, mentre nell'originale, lo dico anche per Veronica, ti lasciavano un po' perdere, cioè se capitavi vicino a loro, allora ti inseguivano per un tratto, però in linea generale erano un po' sparsi, cioè tu potevi farti anche il girettino del villaggio e schivarli, che... cioè te la cavavi tranquillamente. Invece qua ti inseguono proprio. A me mi è piaciuta molto questa cosa. Sì, diciamo quello che mi è piaciuto di più, sì, esatto, quello che mi è piaciuto di più è quello con la sega elettrica, ovviamente, per ovvi motivi. Guarda, perché era sì, no, era veramente figo. Ma poi come l'ho visto senza palpebre, con la busta, cioè con la sacca di Utah, hanno detto no, ma quanto sei bello, voglio una statua sua. No, che poi è molto diverso dall'originale, perché non c'aveva, non era così spaventoso l'originale. Non era così, cioè era bruttarello anche l'originale, ma non così tanto. Ci hanno fatto proprio la ripresa da vicino per far vedere proprio
che era diverso rispetto agli altri. Cioè, io non oso immaginare se gli togli quella sacca cosa c'è sotto, non lo voglio sapere. Però mi è piaciuto tanto. Cioè, impegnativo. Immagino che ovviamente più in là sia anche peggio. L'ho trovato parecchio difficile, parecchio, ma perché non ho le basi, quindi sicuramente una mancanza mia fa una buona parte della mia vista difficoltosa del gioco. Il fatto che ti inseguano, cioè, fa parte della difficoltà del gioco e rende comunque tutto molto più impegnativo, anche perché, come dicevamo prima, sono tanti, e il fatto che tutti come unico obiettivo abbiano te rende veramente tutto più difficile. E poi sì, vabbè, io ho avuto qualche difficoltà in più solo nel capire cosa dovessi fare, e per fortuna c'erano gli aiutanti a dirmi le cose precise da fare, che poi, vabbè, ho ascoltato poco perché il mio cervello va in panne quando ci sono momenti di difficoltà. Quindi, però devo dire che secondo me è abbastanza equilibrato come difficoltà. Io l'ho trovato difficile, ma perché mi mancano delle basi. Anche se ci ho messo un'ora, comunque ci sono riuscita, quindi diciamo che credo che sia abbastanza equilibrato. Sì, con un po' di esperienza sicuramente poi sarà più tranquillo, insomma, più sì. Più il fattibile. Calcio è veramente, cioè, io non so come fosse nel Resident Evil 4 originale, ma anche qui non scherza, cioè ti ricalcia uno, muore anche quello dietro. Sì, in realtà è tragico, vero, i calci. Se posso permettermi la bestemmia, però devi dirla in spagnolo, se no non funziona. No, va bene così. Allora, il calcio è sempre forte, quello è vero, c'ha ragione Veronica. Comunque il calcio è forte, non c'è niente da dire. Cioè, tu fai l'headshot al nemico, quello si stordisce, vela, bam, lo ammazzi. Quello è vero. Vabbè, ma lui ha fatto tutto un'esercitazione particolare, quindi ci sta. No, infatti è lo vero. Lo dice all'inizio. Sì, lui è un agente del governo, quindi cioè, non è più il poliziottino verginello tipo, di esperienza, ecco. E lo dice il poliziotto, in me è morto, quindi esatto. C'è un nuovo Leon. Tra l'altro, cosa che ci tengo a chiedere a tutte e due, perché io sinceramente non l'ho fatto e non l'ho trovata, vi siete accorte che in una casetta c'è un cassetto con una chiave da inserire? Sì, ma la chiave non l'ho trovata. Neanch'io. Credo che sia in un pozzo. Cioè, nel una volta centrale, che... dici? Allora, ci sono, nell'originale c'erano dei pozzi dove tu potevi eventualmente recuperare dei tesori. Secondo me, una volta che se ne vanno via tutti, quindi una cosa che puoi fare solo ed esclusivamente col gioco intero, puoi recuperare una chiave magari dal pozzo, ho ipotizzato, e riuscire ad aprire quello scrigno. Però effettivamente anch'io l'ho trovato, ma la chiave in giro non c'è. Quindi l'unico posto che mi è venuto in mente è che potesse essere il pozzo. Però il pozzo, nel pozzo trovi la mitraglietta. Ma magari la trovi la mitraglietta nella demo. Ah, tu dici magari che non c'è la chiave. Secondo me la mitraglietta nel gioco originale la trovi dopo. Perché non penso che tu trovi pistola, fucile, mitraglietta tutti in un'unica ambientazione, capito? Quindi no, te l'hanno accorpato per farti provare più armi, per farti vedere un po' tutte le potenzialità del gioco. Nel gioco originale, secondo me, lì non trovi la mitraglietta, trovi la chiave per quello scrignetto. Chiaramente la mitraglietta è un segretuccio della demo per fartela provare. Chiaramente poi nel gioco non la trovi lì. Perché poi nell'originale la trovavi. La vendeva il mercante la mitraglietta, mi sembra. Sì, mi sa di sì. Dopo che incontri Luis, per intenderci, comunque. Sì, esatto. Veronica non sa chi è Luis, quindi non spoilerare. Lo scoprirà. No, infatti non ho detto niente, scoprirà. E tra l'altro io Veronica la invidio un sacco, perché per lei sarà la prima volta dire che bello un sacco, porca vacca, non sa niente. Deve recuperarsi anche gli altri, su via. Sì. Dopo questo ti fai tutta una full immersion. Tra l'altro, se posso consigliarti, su PlayStation Store in questo periodo hanno messo la Capcom Sale, quindi sono tutti i Resident Evil in saldo, se ti interessa. Ah, interessante. Sì. È vero,
È vero. C'è anche l'8 scontato, mi sa. Sì, sì, tutti. Il 2, cioè, il 3, con un buono sconto, dico. Prossimo argomento, il gameplay. Quindi, cosa cambia dall'originale a questo remake? Come ci siamo trovati? Io personalmente ho, diciamo, apprezzato tantissimo, perché è molto più 2. Cioè, anche quando vai al buio c'è la torcia... solo quello, la posizione della torcia, lo so che l'hai apprezzata. Hai visto il mio video? Lo so, lo furbetta. So, certo che l'ho visto. Ok, sentivo il 3.5, la posa è quella, è palesemente quella. Quindi niente, a me il gameplay è piaciuto, l'ho trovato un buon miscuglio tra il 2 e il 3 alla fine. Non c'è più la schivata, vabbè, però puoi fare i parry col coltello, quindi solo quello, alzo le mani. Mi piace che il coltello abbia la resistenza, quindi che non sia invulnerabile, anche perché vedersi un coltello che pari con una motosega, però poi questo coltello si deve rompere. Quindi mi piace che abbiano messo la resistenza al coltello. E poi vabbè, il resto, ragazzi, ripeto, comodissimo, lo shooting è bello, i movimenti lì sono molto fluidi, quindi molto soddisfatto del gameplay, come me lo aspettavo sinceramente. Cioè, proprio quando ho preso il pad alla mano ho detto Resident Evil 2-3, migliorato ancora di più, quindi è quello che mi aspettavo. Idem, cioè, diciamo che era quello che speravo più che mi aspettavo. Speravo che riprendessero lo stesso gameplay del 2 e del 3. Sì, mi piace molto lo shooting, come hai detto tu, mi piace molto l'inventario, mi piace molto anche il crafting, come l'hanno fatto, che ti mette proprio ogni componente necessaria per creare le varie... proiettili, erbe e via dicendo. Mi è piaciuto molto. Mi piace anche il fatto che abbia la torcia, come hai detto tu, che non mi piace il fatto che la accende lui in automatico, però questa è una cosa che hanno messo. Ha ragione. Questo purtroppo immagino che non possiamo metterci lingua, perché anche nel set è così. In linea generale sì, mi è piaciuto molto. A me la storia della resistenza al coltello non è piaciuta tanto, perché semplicemente mi sembra che duri poco. Cioè, nel senso, posso capire che effettivamente venga danneggiato molto nel caso in cui tu pari la sega elettrica. Però io non l'ho utilizzato, cioè in una delle partite non l'ho utilizzato per parare la sega elettrica, l'ho utilizzato soltanto per accoltellare i vari tizi che si avvicinavano troppo, e mi durava poco lo stesso, e non mi faceva impazzire sta cosa. Poi non so come funzioni, se magari dal mercante lo puoi ripristinare o se direttamente ne trovi altri, non so come funzioni. Secondo me puoi ripararlo dal mercante, quindi il mercante te lo ripara, e non solo, secondo me puoi anche potenziarlo, quindi poi ti durerà di più. Lo spero, sarebbe una cosa interessante, anche ovviamente potenziamenti non solo del coltello ma anche delle armi, cioè non solo armi nuove di volta in volta, ma proprio anche potenziare le armi che prendi, perché nell'originale era così, cioè potevi potenziare. Esatto. Sicuramente l'inventario, come ha detto Gloria, il crafting, il fatto che sia tutto comodo nel senso molto intuitivo, e quello mi è piaciuto tanto. Credo che sia una linea, cioè non comune, perché io ho provato solo uno degli 8 che ci sono, più tutti i vari remake, quindi non posso fare di tutta un'erba un fascio, però l'unico termine di paragone che ho è il 7, e l'ho trovato, diciamo, simile sotto il punto di vista dell'inventario. Mi piace il fatto che le armi siano armi, bombe, tutto a posto, diciamo, tutto in ordine. Mi è piaciuto, sì, no, mi è piaciuto. Mi sono trovata bene, cioè più l'inizio sicuramente è il capirlo, perché... certo. Perché è una novità. Esatto. Certo. Però, no, devo dire che sì, mi è piaciuto. Tutto in ordine, in un unico punto. La domanda è, però, adesso vi faccio una domanda a tutte e due. Sì. Pam. Questo Come? Gioco fa paura? Le atmosfere. Allora, c'è da capire bene qua, perché allora, l'originale secondo me non faceva paura.
lo dico chiaramente. Forse in alcuni tratti ti mette un po' d'ansietta, però comunque era action, ragazzi, inutile girarci intorno, il gioco era action fondamentalmente. Mentre con questo remake già dall'inizio si vede la questione: oscurità, torcia, mistero. Cioè, questo remake punta, sperando in Dio, a fare anche un po' più di paura, angoscia. Glo, secondo te il remake sarà all'altezza del 2 come, come atmosfere, eccetera? Siccome si parla di Leon, metto il 2 ovviamente come paragone. Allora, io penso che ci sono buone probabilità, perché ovviamente parlo riferendomi alla demo, la scena in cui dopo aver incontrato il primo posseduto, diciamo, il primo infetto, gli dai la sberla, gli rompi l'osso del collo e lo lasci lì, che già quella era un po' inquietantina, come si gira e tutto quanto, che ho fatto mamma mia un attimino di tensione. Quando scendi giù, ci sono tutti quei teschi di animali, c'è quella cantina inquietante con la torcia, a me, regà, anche se sapevo cosa sarebbe successo, mi ha messo un po' di ansietta. Cioè, nell'originale, quella... ma anche un po' la musica, secondo me. Ma dico, la scena della casa del tipo non ti metteva ansia? Uno, perché c'era la luce sparata del giorno, ma anche come sono andate le cose a prescindere. E tra l'altro nel primo, lui si risveglia e ti attacca subito. Non ti mette tutta quell'ansia, invece scendere giù col buio, trovare il cadavere del poliziotto, tornare su, sentire tutti i versi, insomma, non, mi ha messo più tensione. Poi anche il, come ho detto prima, il tipo con la sega elettrica mi è piaciuto un sacco, e come lei le sa, io ho una passione per i mostri, per le cose un po' inquietanti. Come l'ho visto senza palpebre, mi sono illuminata, perché secondo me è una... un dettaglio molto... mi è piaciuto tanto. E anche un altro dettaglio, giusto per citarne un altro, quando suona la campana e vanno tutti verso la chiesa, hanno tutti lo sguardo completamente vuoto e sono inquietanti, cioè si vede proprio che sono dei burattini. Mi ha dato proprio l'impressione, esatto, di essere vuoti. Invece nell'originale sembravano persone indottrinate, passami il termine, ok? Yeah. Cioè non davano l'idea di essere proprio manipolate da un parassita che avevano al loro interno. Invece in questo caso sembravano proprio burattini. E mi è piaciuto un sacco, mi ha dato un po' di brividini, quindi... penso che più là sarà anche più bello. A te è vero, ha fatto paura la demo? Cioè giocarlo? A me sì, ha messo ansia, ha messo veramente tanta ansia. Tra l'altro il parere di Veronica in questo è molto prezioso, perché lei, essendo la prima volta, possiamo capire un attimo cosa gli ha trasmesso davvero il gioco. Quindi... sì, sì, sì. No, a me ha trasmesso ansia il fatto di scendere nello scantinato, cioè quella è stata veramente, credo, la parte migliore, dico, la parte migliore, quella che ha messo più ansia rispetto a tutto, ma già nel contesto proprio, devo dire che, come dicevate voi, la torcia, il fatto del tutto scuro, questi colori molto... seppia, molto non luminoso, rendono tutto più cupo e quindi danno un po' quel senso di ansia perenne nei movimenti, in tutto quello che insomma si fa nel gioco. Mi è piaciuto tanto, mi ha dato una buona aspettativa, devo dire, tant'è che sto valutando veramente l'idea di prenderlo, perché mi ha fatto veramente una buona impressione. Spero che non faccia più paura di così, perché non voglio che faccia la stessa fine del 7 giocato col VR, ecco. Sì, però c'è da dire che la giusta combo è il VR che ti ha peggiorato l'esperienza. Mi ha traumatizzato veramente, io credo che sia proprio stato quello. Fa paura lo trauma stesso, dovuto solo esclusivamente a quello. Sì, no, no, il 7 fa paura,
però secondo me col VR è proprio darsi una mazzata sulle gengive, scusami se, se te lo dico. Come, guarda, come l'ho letto pensato che anch'io. Cioè, come ho letto che avevi giocato la prima volta Resident Evil 7 col VR, ho detto, cioè no, ma che coraggio, perché io non l'avrei mai fatto, ma mai no, nella e vita. E poi vengo, cioè è stato proprio il primo horror. No, ma perché io proprio ho questa, cioè ho proprio questa cosa, genere preferito credo che rimanga horror, credo, sì, il mio genere di film, ma i giochi ho sempre fatto veramente fatica a giocarli, proprio per la mia gestione dell'ansia pessima, quindi ho sempre fatto fatica, ed è stato il primo vero horror giocato, diciamo. Gli altri magari, sai, vai a casa di amici, cose così, ti dicono prova, fai, ma non ho mai giocato. Invece questo è stato proprio il primo, e il primo ho iniziato proprio nel peggio dei modi, perché effettivamente, cioè, iniziare col VR e con Resident Evil 7 forse non è stata proprio una bella idea, però vabbè. Comunque mi ha fatto, cioè mi ha aperto un mondo, tant'è che da lì ho iniziato a giocare, chicchiare qualche horror, quindi devo dire che insomma qualcosa di buono ha fatto. Tra l'altro, una cosa che voglio puntualizzare, una cosa che mi è piaciuta molto dell'atmosfera, è che se ci fai caso, mi rivolgo soprattutto a Gloria che ha giocato ovviamente il 2, il 3 eccetera, è che la palette dei colori all'esterno, quando soprattutto di giorno, omaggia ovviamente l'opera originale, quindi il 4. Mentre quando sei scantinato è molto più freddo, molto più bluastro, ed è molto più Resident Evil 3.5 e anche il 2 come colori. Esattamente, come l'ho pensato, c'è proprio un cambio di palette, come hai detto tu. E mi è piaciuto anche questo, perché rende bene l'idea anche della differenza anche di andamento della storia, nel senso sei al freddo, e sei all'inizio del mistero, e poi di botto ti ritrovi in mezzo agli infetti e sei, non lo so, l'illuminazione che sta succedendo un casino e tocca a te risolvere tutto. Tra l'altro, quanto è Blair Witch Project lo scantinato? Anche il simbolino col fatto di legno mi è piaciuto molto. Esatto, sì, 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 sì. Un po' streghe, no? Molto... Sì, 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 sì. È una citazione quella, secondo me, non vorrei di cazzate, ma Citazione di The Blair Witch, dici? No, ma anche quando arrivi in uno scantinato, ci sono tutti questi loghi di Saddle, tutti appesi. Sì, sì. Allora, a me ha ricordato, in realtà, scusa, vero se faccio citazioni di Resident Evil che non hai giocato, però questo è per incentivarti a giocarli. A prenderli e giocarli tutti. Assolutamente sì, no, devi, cioè qua c'è un obbligo morale. cioè, ho trovato dei riferimenti stilistici, diciamo, come era ovvio, diciamo, a Resident Evil 8. Cioè, proprio tanti, tanti, tanti. I cartelli con i teschi, i quadri con Sadler, tipo Madre Miranda, insomma, simbolini intagliati, le scritte sui muri, c'era un bel richiamo anche lì. Diciamo che entrambi i giochi, quindi il 4 e l'8, si sono scambiati a loro volta, diciamo, secondo me, come design. Che era quello che io speravo, tra l'altro, perché il 4 ha ispirato l'8, ovviamente, ma l'8, per come è stato fatto, ha ispirato il remake del 4. E esatto. Quindi l'ha perfezionato, perché il 4 secondo me, a prescindere dal fatto che fosse un pochino fuori dalle righe rispetto agli altri Resident Evil, perché già un pochino più action, l'originale, aveva delle ottime idee, sì. E potenzialmente poteva essere molto più cupo, molto più inquietante, esattamente come gli altri. Palesemente, cioè il 4 originale era sempre stato fatto da Shinji Mikami, che è il papà di Resident Evil alla fine, quello che l'ha creato. Che anche ha creato The Evil Within, ad esempio. E sì. Se vogliamo, il 4 è molto più The Evil Within, in effetti, come meccaniche. C'è anche il custode, praticamente, se ci fai caso. Il tipo con la sega elettrica è il custode di Evil Within, cioè proprio lui, identico. Esatto.
vero. A me queste live piacciono perché tiriamo fuori cose belle. Allora, sì. Prossimo argomento, questo. Design dei personaggi, pareri. Quindi, iniziamo da Gloria stavolta. Ok. Allora, Leon ovviamente è cresciuto. Patato. Ovviamente è cresciuto sia fisicamente ovviamente che psicologicamente, cioè, secondo me hanno reso bene anche lo sguardo, molto più consapevole, consapevole e rassegnato, mischino, quindi freddo, ovviamente più a... Sì, è triste, dà proprio l'impressione di essere triste, di essersi reso conto di tutto quello che c'è dietro, perché lui era un po' disilluso, un po'... il poliziotto novizio che stava iniziando, che voleva aiutare la gente, che voleva rendersi utile, si è reso conto di essere stato immischiato in una situazione più grande di lui ed è un po' triste. Mi ha dato proprio questa impressione. Tra l'altro a me è piaciuto molto il dettaglio nel dialogo del filmato all'inizio, che lui dice mi hanno chiesto di entrare a far parte di questa del governo, no? Lui è come se ci ha detto che è stato obbligato. L'hanno obbligato e lui è proprio probabilmente demoralizzato perché voleva fare tutt'altro e invece è stato ovviamente implicato in tutta questa faccenda, tra l'altro mondiale, perché poi come noi sappiamo verrà sballottato un po' da una parte all'altra. Per quanto riguarda il design dei nemici, l'ho già detto, top. Okay, mi sono piaciuti molto. Sì, al bacio. I Ganados tutti diversi, quindi mi sono piaciuti tantissimo, proprio anche la sensazione che fossero delle marionette, che nell'originale non si percepiva tanto, o perlomeno non in maniera così efficace, quindi mi è piaciuto tanto. La varietà... Ti fanno subito vedere il dettaglio degli occhi rossi, cosa che nell'originale no. Esatto, gli occhi rossi e poi vuoti, con uno sguardo proprio come se fossero letteralmente delle bambole di pezza a cui vengono tirati i fili. E quello con la sega elettrica, una bomba. Quello che ve lo dico a fa, ve l'ho detto fino ad adesso, praticamente è il mio preferito. Ashley mi piace un sacco. Mi piace un sacco l'attrice che hanno scelto, è proprio carina. Aspetta un attimo. Tu vero i trailer non li hai visti? No. Ok, quindi lei Ashley non sa chi è. Evitiamo, spoiler. Okay. Ok, ti è piaciuta, anche a me è piaciuta, molto bene. Oh, perfetto. Sì. Vero? Ti è piaciuto Leon, il design dei nemici e così? Proprio fregno. Non so come fosse stato prima, sinceramente non ne ho la più pallida idea, dovrei andarmi ad informare. Te lo faccio vedere subito. bravo. Ma allora, non cambia moltissimo, quanti anni sono passati? 6 anni? Ciao Angie! È arrivata Angie. Ciao socia! No, perché Ciao. Non stai bene? Stasera oggi non è stata proprio bene... Cioè, è un pregno mondo. Triste. No, mi dissocio totalmente da quello che ha scritto Kevin. Che tra l'altro, gli spinelli nel gioco sono delle pietre. Se proprio lo vuoi sapere, esatto. Che cheat. E quindi niente. Allora, adesso ti faccio vedere subito. Intanto dici cosa ne pensi anche dei nemici. Tanta roba anche loro. Fatti bene. E come diceva Gloria, proprio anch'io sono rimasta molto positivamente sconvolta dallo sguardo perso, che è difficile trasmettere tramite comunque uno schermo una determinata emozione, soprattutto nel momento in cui non si parla, non si interagisce, la mimica facciale, proprio esatto, ed è veramente mi ha lasciato sconvolta in modo positivo e mi è piaciuto tanto. Personaggi fatti molto bene, quello con la motosega, cioè proprio livello top, fatto molto 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 bene, questo sacchetto in testa, questo sì, veramente molto 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 bello, e mi sono piaciuti tutti.
La cosa figa di quello con la motosega, tra parentesi, secondo me il dettaglio che ha voluto mettere delle palpebre, che non ha le palpebre, è inquietante perché lui non può chiudere gli occhi, se ci pensi. Quindi ti guarda sempre, cioè è proprio... Oh! Esatto, è proprio cazzo, incazzato nero, secondo me, cioè proprio ti guarda sempre, ti vuole massacrare. Sì. È inquietantissimo, è bellissimo, sì. Mi piace troppo. Allora, adesso vi faccio vedere Leon, ok, perfetto. In realtà potevo farlo vedere da qua, sono subito. Questo è Leon del 4. Ok, okay, questo è Leon del 4. Lo sguardo è molto malinconico. Sì, secondo me, pollice in su. Secondo me qua nel 2 si vede subito che lo sguardo che è totalmente diverso. Guarda come sì. Più... Non lo so. Sì, disilluso. Più puro, se vogliamo. Più puro, sì. Poverino, mi fa una pena in mondo sto ragazzo. La durata. Ah, è venuto fuori, vabbè, ormai non è uno spoiler perché l'hanno detto tutti, che la durata complessiva del gioco sta a 20 ore. Gloria. Soddisfatto. A me va benissimo, sì. Lo so che molti probabilmente mi sputeranno in un occhio per questo, ma secondo me è la durata giusta, che non ti pesa, non ti annoia e ti fa venire voglia anche di fare una seconda, terza, quarta run per trovare tutti i segreti, i dettagli e via dicendo. Quindi secondo me è la durata giusta, non è eccessiva, non è troppo corta. Credo anch'io che sia equilibrata, cioè 20 ore comunque... non sono poche, sicuramente ci sono giochi con più ore di gioco, ma come diceva Gloria effettivamente potrebbe magari cadere nel noioso dopo tantissime ore e quindi credo che sia il tempo giusto per godersi appieno un gioco alla fine. Vabbè, Kevin, sono giochi diversissimi, non ha senso neanche paragonarli secondo me. Totalmente. No, oh, quello allora, è un open world, stiamo parlando di due cose totalmente diverse. Considerando, dico la mia in poche parole, ragazzi, Resident Evil 2 lo completavo in 4 ore. Sapendolo. In 4 ore? Ma la prima run? No, vabbè, la prima run ci ho messo 10. Ah. Ok, ti sto dicendo a livello, conoscendolo, io l'ho finito anche in 2 ore e 40, mi sembra, il secondo. Quindi, proprio... 20 ore è tantissimo a confronto dei classici sì. Resident Evil, quindi a me va benissimo. Considerato che tu la prima volta, secondo me ci metterò anche 30 ore, perché io sto là a guardarmi intorno, a osservare tutto, prendere tutto, quindi io ci metterò 30 probabilmente. Quindi non è un problema. No, infatti secondo me è la durata giusta. Domanda che a me stuzzica molto, ok? Avremo lo Stalker anche in Resident Evil 4 Remake? Con Stalker io intendo tipo il Tyrant o il Nemesis. Sì, secondo me sì. E per quello ero convinta fosse il tizio con la motosega, ma se mi dici che ci sono persone che sono riuscite ad ammazzarlo, penso che sarà qualcun altro. Non posso dire chi, ma guardami. Non so se capisci chi penso io. Aspetta, ripeti perché non ho capito. Aspetta, ripeti cosa il tuo concetto. Allora, io all'inizio pensavo che lo Stalker fosse quello con la sega elettrica, però se mi dici okay. Che ci sono state alcune persone che sono riuscite ad ucciderlo, evidentemente è soltanto un nemico particolarmente tosto e basta. Mm-hmm. Al che mi viene un altro pensiero, che lo Stalker sia un altro personaggio. Ah, ok, sì. La penso anch'io così. Ok. Ovviamente, vabbè, non possiamo. C'è un altro potenziale, esatto. Stalker, che secondo me è anche. Posso dirlo? Si può dire su Twitch? Un bel dito in culo. Sì, si può dire. Sì, no, sì, c'è altro... il Tyrant in confronto, secondo me, niente proprio. Ah, Madonna, così, se così proprio. Cioè, nel senso, come dire, è così tanta paura. Se lui. Mercato. Se quello che penso io, sì, secondo me è bello fastidioso. Ah, aspetta, ma io sto cercando di non fare spoiler a Veronica in realtà. Però esatto, è difficile è quello. Io ho due scelte in realtà, quindi non sono sicuro di che... Ti dico solo una cosa, occhio. Perfetto, ok, pure secondo me è quello lì. Sì, sì, sì. Ok.
come ci siamo capiti al volo. Fantastico. Adesso chiedo a Veronica, se quella che non l'ha giocato non ha capito nulla. Esatto, esatto. Visto come siamo stati bravissimi. Perfetto. Io rigiro la domanda a Veronica in un altro modo. Veronica, se in Resident Evil 4 Remake, quando ci giochi, viene a scoprire che c'è qualcuno che durante il gioco ti segue, ti stalkerà in zone ben precise, comunque tu ti devi nascondere, come la penseresti da questa cosa qua? E non può essere ucciso. Esatto, non puoi ucciderlo, eh? Puoi solo stordirlo ogni tanto se hai culo. Beh, sicuramente rende tutto più accattivante, diciamo, tra virgolette, cioè meno noioso, nel senso hai comunque una cosa in più a cui pensare, cioè una persona che ti stalkerà, cioè alla quale non puoi fare assolutamente nulla, quindi persona. Secondo me da persona. Persona. Diciamo persona, non si sa, non si sa, no? Comunque sì, un essere, una persona che ti stalkera, quindi secondo me rende tutto più una marcia in più, diciamo, una cosa in più. A Kevin, sei fissato con The Last of Us, fatto lo dire. No, stalker è una cosa diversa, è un'altra cosa diversa. No, lo stalker inteso proprio come significato stretto del termine, cioè qualcuno che ti pedina, che ti segue e che ti disturba, diciamo, durante il gioco. Esatto, disturba è il metodo, la parola giusta, in effetti, perché non ti fa fare niente, cioè devi veramente... Sì, in alcuni giochi lo traducono letteralmente come disturbatore. Ah, ok, perfetto. Allora sì, è quello. Quindi proprio rende l'idea. Siamo giunti alla fine, nel senso che io non ho altri argomenti. Considerazioni finali. Il 24 marzo è vicino. Quindi siamo vicini alla data d'uscita, siamo vicini a mettere le mani su questo gioco, proprio a palparlo tutto. E che dire, Glo, cosa ti aspetti? Nel senso... hai paura di rimanere delusa? C'è quella cagarella che dici, cazzo, però... No? No, cioè stavolta è presente quando te lo senti proprio che sarà una figata e tipo te lo rigiocherai 4-5 volte di seguito da quanto ti è piaciuto, un po' come ho fatto con l'8? Sì, per me sarà così. Ok, è vero? Cioè, sono proprio sicura. A me la demo ha messo molta curiosità. Mi è piaciuto tutto, non riesco in questo momento a trovargli un difetto, probabilmente non da mente lucida, nel senso un po' tipo il primo amore, no? Vedi una cosa bella che ti piace, fai wow, bella, fantastica, pazzesca, non riesco a trovare qualcosa che non mi sia piaciuto di questo gioco, quindi mi ha messo parecchia curiosità e credo che potrebbe diventare, insomma, un acquisto abbastanza certo, sicuramente da tenere in considerazione. L'8 ne ho sentito parlare molto bene e ho visto qualche clip qua e là e mi è piaciuto. Non saprei dargli un senso, cioè non so la storia, non conosco bene il tutto. Però se... Sì, esatto. Però insomma mi ha messo molta curiosità e questa demo mi ha messo parecchia curiosità, quindi sono contento, perché alla fine è un consiglio che ti ho dato io, quindi sono contento. Esatto, e sono partita molto scettica perché comunque, cioè, venivo da un'esperienza traumatica e quindi ho detto ma chissà, invece devo dire che mi è piaciuto molto. Bene, sono contento. E nulla, ragazzi, io pure. Eh no, però aspetta, fermo, ce lo devi dire tu. Lo sto dicendo. Considerazioni finali. Allora, so che Gloria ci tiene il mio parere, però allora, secondo me, allora io un po' di caga ce l'ho, sono sincero. Nel senso che, ok, all'inizio è figo, è fighi, io non vedo l'ora. Io però spero che mantenga sto ritmo tutto il gioco. È quello. Io non vorrei che poi arrivi il castello, senza far spoiler, e il gioco diventa come l'originale. C'è, capito? Io ho la paura che rimane sempre, devo giocarlo, devo vederlo.
però ci sono buone speranze. Già che ho visto alcuni screenshot che comunque la torcia la riusi, ci sono ambienti sempre cubi anche più avanti, quindi ho buone speranze, finalmente avremo un Resident Evil 4 onesto, diciamo così, onesto, cacchio, finalmente. E tra l'altro spero che abbiano riciclato anche i pezzi del 3.5. Questa cosa la spero tantissimo. Io ho una domanda. Vai. Quante ore di gioco era il 4 originale? Più o meno lo stesso, 20 ore. Ah, ok. Quindi si sono mantenuti molto fedeli anche a quello. Raga, io spero... Allora, secondo me sta live è venuta una figata. A me è piaciuto tantissimo parlare con voi, concordo, colleghe gamer, e di questa grande passione che io sono convinto che anche Veronica diventerà uno dei giochi, una delle saghe, perché se si li recupera va in palla pure lei, secondo me. E da quel poco che ho visto, poi ma adesso la tuono pure io, capito? Adesso a causa tua io l'ho conosciuta e adesso la tuonerò. Esatto. Preparati. La contagiamo. Sarà la rovina del mio portafoglio, vero? No, ci sono gli sconti in questo periodo, non puoi scappare. Niente ragazzi, la live termina qua, io vi faccio anche salutare dal fregnazzo protagonista. A presto! Ci vediamo il 24 marzo. A presto, marzo. Sì. Vabbè, ci vediamo il 24 marzo, ragazzi. Vi ricordo che saremo in live su Twitch a mezzanotte, appena esce il gioco saremo già in live a farlo, quindi niente, ci vediamo il 24. E io ringrazio Gloria e Veronica per la compagnia bellissima e per la live, che è stata molto bella. Grazie a te per l'invito. Ovviamente andate a seguire, anche perché appunto il mio follower, andate a seguire entrambe su Twitch. E nulla. Grazie. Ragazzi, un bacio a tutti e alla prossima live. Ciao! Ciao!